Innanzitutto grandi complimenti e grandi auguri a Matteo Renzi. Insomma, per lui sono momenti difficili anche per il paese, anche lui prova grandi emozioni, come ha detto. Noi ci aspettiamo molto, stiamo anche molto dialogando con gli altri sindaci, soprattutto nel sud, per dare una mano a Matteo Renzi. Ovviamente le mani devono essere reciproche, ci attendiamo una svolta nei confronti delle città e nei confronti del sud. Matteo Renzi potrebbe finalmente affrontare, ha tutte le carte in regola per finalmente affrontare in modo diverso la questione meridionale. Io però giudico sempre dai fatti, l'ho fatto sempre, lo faccio anche in questo caso. C'è fiducia, però ovviamente c'è anche cautela perché c'è bisogno di segnali concreti, di parole ne abbiamo ascoltate tante per il sud, per Napoli, fatti molto pochi. Io di Matteo Renzi penso che sia la persona giusta in questo momento per svoltare nei rapporti tra Napoli e il governo. Io faccio gli auguri innanzitutto a Assunta Tartaglione, il nuovo segretario regionale del Partito Democratico. Innanzitutto bisogna conoscersi. Io dico sempre che nella vita parlarsi guardandosi negli occhi è sempre meglio che parlarsi attraverso i giornali e i media. Io la incontrerò sicuramente nei prossimi giorni ed è mia intenzione creare rapporti solidi innanzitutto con il Partito Democratico della mia città, che altrimenti no, mi fa piacere di avere rapporti splendidi col segretario regionale della Puglia e col mio amico sindaco di Bari, avere rapporti ottimi con tantissimi sindaci del PD, da Agrigento, voglio dire, a Bolzano. Sembra curioso che poi non si riescano ad avere dei rapporti costruttivi con i vertici del Partito Democratico di Napoli. Io li voglio costruire e credo che sia un'utilità reciproca per la città, avere buoni rapporti, poi si ci dividerà magari su altre cose, ma insomma costruiamoli questi rapporti. Mi auguro che la nomina da Tartaglione possa rappresentare anche una svolta da questo punto di vista.